Inzaghi è un allenatore copetero. Un amante del brivido a secco che dà una partita di eliminazione diretta. È bravo nella stretta, c'è una notte senza paracadute. Dentro o fuori, perde colpire il lungo periodo di un campionato. Come dimostrato dalle 12 sconfitte della stagione. Di Zelasti il solco che si è diviso dall'Interpoli nell'ultima Serie A è stato scavato qui. Nelle gare contro gli avversari più bassi e in alcuni giorni sbagliati sui campi provinciali. A giudicare dai primi tre giorni, sembra che Inzaghi corretto il difetto e le Inter a San Siro ha battuto sia Monza che Fiorentina. Due oppositori contro i quali a Milano la scorsa stagione perso. A questo proposito, Inzaghi è già a 6 rispetto all'ultimo Serie A. Ma siamo all'inizio. Inzaghi copetero ha 3 tazze italiane e 4 supercoppe italiane sulla bacheca. Tra Lazio e Inter, oltre a una finale di Champions League. Che, per quanto perso, rende il curriculum più di qualsiasi coppa nazionale, gli dà un'aura internazionale. Inzaghi. Resti ma l'unico allenatore delle grandi metropoli che non hanno vinto un campionato. Garcia lo ha fatto a Lille. In Francia, Allegri ha raccolto badge tra Juve e Milano. Sarri ha colmato il divario alla Juve. Mourinho conta una cifra tra Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna. Pioli è entrato nel club con il titolo del 2022. Il Napoli sembra in una crisi di identità per il passaggio da Spalletti a Garcia. La Juve gode del vantaggio di non giocare in Europa. Ma la squadra non sembra eccellente. Mourinho e Roma sono impaltati. Lazio chissà. Resta Milano. Un avversario di tutti i tempi. Il solito Milano. Per quanto diverso. Perché i giocatori insoliti sono arrivati per il nostro campionato. Più intenso e enorme. E perché Pioli ha sostenuto il cambiamento con idee nei giornali.